Eccoci qua. Caro Fabio Potenziano da Bagheria. Allora. Allora oggi hai detto cosa ci fai? Oggi parliamo della rosticceria. Devi sapere che a Palermo la rosticceria racchiude tantissimi prodotti che vengono consumati nella fascia che va dalla mattina, dalle prime del mattino alla notte. Quindi in qualsiasi momento della giornata, seconda di quando uno ha le esigenze, le abitudini che hanno di andare a lavorare, uno mangia la rosticceria, quindi le pizzette, i calzoni, il rollò, le ravazzate, di tutto e di più. Adesso vi insegno, vi racconto di questo impasto, perché è un impasto magico, perché lo stesso impasto può essere utilizzato per il dolce e per il salato, per mettere al forno e per friggerlo. Quindi un unico impasto si fa tutto. Un unico impasto per tutto, vedi? Abbiamo 500 grammi di farina 00, di media forza, di lievito fresco di birra che andiamo a mettere direttamente qui sulla farina. Poi abbiamo dell'acqua, che ce ne teniamo un po' indietro, e dello strutto, perché sai, insomma, che in Sicilia lo strutto. Beh, lo strutto, Frida, lo strutto lo usi sempre, no? In Emilia Romagna. Ecco, qualsiasi cosa va con lo strutto. Sì, sì, per qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Iniziamo a lavorare questo impasto e iniziamo a far prendere corda. Poi abbiamo dello zucchero, che sono 50 grammi, e 10 grammi di sale che li andiamo a mettere assieme. Quindi ecco perché è dolce e salato. C'è lo zucchero, c'è neutro, il sale, sì. E quindi è neutra. Ovviamente ci sono delle varie declinazioni. I liquidi possono essere sostituiti in parte con le uova o con l'acqua, quindi ognuno poi bene o male modifica. Tu cosa ci metti, l'acqua? Io la faccio semplicissima questa ricetta. Ecco, sì. Magari facciamo una semplicissima, così con almeno di base è più giusta, no? Esatto. Facciamo incorporare un po', facciamo lavorare, poi aggiungiamo sale e zucchero, sì. E aggiungiamo il resto dell'acqua. Fulvio, oramai sono anni che ci insegna la tecnica degli impasti, perché certo, sono. Certo, quindi un po' li sappiamo. Aggiungiamo ancora dell'acqua e facciamo lavorare, facciamo prendere corda. Ora, questo impasto, come tutti gli impasti, deve riposare. Okay. Quindi lo lasciamo riposare in massa, quindi in un'unica palla, per circa 30 minuti. E diventa così. E dopo 30 minuti, esatto, così, sì. Non abbiamo rumore. Dopo circa 30 minuti abbiamo. Quindi una mezz'oretta, tanto fa la planetaria, intanto noi ci prepariamo tutte le altre cose. E andiamo a spolverare. Spolverare. Andiamo a prendere il nostro impasto. È bello morbido questo impasto, morbidissimo. Ci mettiamo un po' dietro. Ok, una volta ottenuto questo impasto andiamo a fare le nostre palline. Queste palline devono avere un peso di 80 grammi. È importante pesare le palline e poi il ripieno, perché vi farò vedere dopo perché è importante. Ora, questo impasto considera che è la metà di quello che abbiamo fatto. Qui ci sono 250 grammi di farina. Per organizzarci i nostri step abbiamo dovuto fare. Anche perché il resto l'abbiamo già fatto lievitare, esatto. No? Quindi. Ok, una volta spezzata la pasta, la andiamo a chiudere bene. Quindi la pasta la portiamo dall'esterno verso l'interno, in questo modo. E la andiamo a pirlare. Creiamo questa pirlare, palizia. Ormai la pirlatura è una cosa sappiamo, che esatto. Facciamo questo modo. Quando andiamo a pirlare non ci deve essere farina sul banco, perché altrimenti non ci fa grip e quindi scivola via la pallina. E andiamo a chiudere in questo modo. Questa 80 grammi perché è un peso da porzione. Okay. Se la vogliamo fare più piccola, facciamo più piccolina. Devono lievitare? Sì. Le andiamo a posizionare sulla placchetta, quindi che già ci sono qui delle palline, e qui devono riposare altri 30 minuti. Le mettiamo in questo modo. Quindi facciamo vedere tutti gli step. Queste sono ancora le palline come quelle lì che devono ancora subire la lievitazione. Quindi. E qui ci siamo. 30 minuti. 30 minuti di lievitazione. E adesso la vediamo pasta che ci avanza come diventano. Sì. Vedete? Dopo 30 minuti, diventano, si raddoppiano praticamente. Sì, esatto. Per quello è una bella porzione. Questa è una bella palla, bella soffice, ancora non c'è nulla. C'è Alfiolik diabolico, adesso verrà a rubare. Alfiolik. Hai capito, Alfiolik? Sei pronto? Ok, le mettiamo un attimo da parte perché ci prepariamo il ripieno. Okay. Ecco qui, entra in gioco tutto quanto. Allora, il calzone può essere al forno o fritto. Generalmente è farcito a un ripieno semplice che è fatto da prosciutto e mozzarella, una mozzarella ben asciutta, magari prendete anche quella lì, prosciutto cotto, sì. 80 grammi di pasta e 80 grammi di ripieno, altrimenti viene bello cicciottello. E ce l'abbiamo qua, ecco che qua abbiamo i nostri, vedete, involtini. Io li ho pareggiati un po', li ho tagliati. Tagliamo le estremità, questo man mano che lavoriamo magari ci facciamo pure un piccolo aperitivo. E qua ci sono gli 80 grammi ripieno. Questo invece è un ragù classico, un ragù di manzo, vitello, cotto, abbiamo visto tantissime volte,
fatto asciugare bene e ho creato delle palline sempre da 80 grammi, quindi è importante pesare anche il ripieno. Questo l'ho tenuto da parte perché ci servirà. Quindi se vi avanza del ragù è l'ideale, sì, no? Perché magari uno non lo fa apposta il ragù, lo avanza. Qualche fettina di mozzarella invece l'ho tagliata più sottile, perché adesso vi farò vedere dove l'andremo a mettere. Mettiamo tutto da parte e iniziamo a chiudere la nostra rosticceria. Qui, sai, Palermo, veramente Palermo, tutta la Sicilia viene consumata questo prodotto. Io tra l'altro saluto e ringrazio viene tutti. Viene mangiato come street food anche. Sì, sì, assolutamente, qualsiasi ora della giornata. Saluto gli amici, tutti gli amici, Francesco, Palumbo, tutti la, della... Che fanno questo. Sì, che hanno, di questo prodotto ne hanno fatto veramente un prodotto, sì, un'eccellenza. Da quella tradizionale a quella poi, diciamo, d'autore, con tutte le versioni disparate. Però, diciamo, la classica è questa. Il calzone, andiamo a allungare un po' la pasta, andiamo a schiacciare, in questo modo. Prendiamo il bel salsicciotto e andiamo a chiudere in questo modo. È bello, mi piace molto l'idea che il ripieno sia la stessa grammatura, sì, dell'involucro, no? Quindi è bello tosto. Poi, per evitare che si veda questa chiusura alla mezzaluna, andiamo a lisciare un po' in questo modo e a creare queste due punte. Ok. E questo è il calzone. Me ne fai vedere un altro? Sì. Che così, dai, almeno abbiamo... Qua. Facciamolo vedere bene in primo piano, vedete, così le mani che lavorano. Un pochettino. No, scusami, no, scusa, fermati un attimo, fermo. Sta rubando le pentole di rame. Sta rubando le pentole di rame che sono un patrimonio dell'umanità. No. Sì, si tira fuori. No, le porti a lavare. Ma che le porti a lavare? Guardate. Allora, l'allunghiamo un po', sì, posizioniamo mettiamo al centro. Aspetta, ecco, vai. La prendiamo dal lato esterno e prendiamo patate. La chiudiamo così. Sì, in questo modo. Guarda che lato. Facciamo. E poi facciamo... E poi lo schiacciamo. Questo lo schiacciamo. Perfetto. E questo mentre è il nostro per calzone. Quelli, per il nostro... La ravazzata. Qui ovviamente io ho messo prosciutto cotto e mozzarella, ma dentro ci potrebbe andare qualsiasi cosa. E tu hai detto però quello classico così. Questo no? È quello classico, sì. La ravazzata invece andiamo a fare questa pallina, la andiamo a schiacciare leggermente. Mm-hmm. Poi posizioniamo il ragù al centro. Come facciamo a chiuderlo? Brava. Prendiamo l'esterno e facciamo questo lavoro. Uno, due, uno. Qui la parte, diciamo, difficile. E vogliamo chiudere poi. Eh sì, in modo che non ci sia troppa pasta sotto e troppo sottile sopra. La andiamo ad arrotolare un po', ne prendiamo un'altra. Ora, questa pallina di ragù da noi può essere anche una pallina di crema pasticcera, di crema di ricotta, quella giusto, che si mette. È certo. Diventa dolce, no? E diventa dolce perché abbiamo detto che è neutra. Sì, noi la regina della colazione è l'iris. L'iris fatta in questo modo all'antica. Cioè l'antica cosa vuol dire? L'antica è una brioche, le briochine che tante volte ha fatto Fulvio, la brioche, che viene svuotata, si taglia sotto il tappo, si svuota, si riempie di crema di ricotta, si richiude, poi si pane e si frigge. Io sono più per il salato, però devo dire che anche il dolce non è niente male. Chiudiamo le due estremità, andiamo a pizzicare la pasta in questo modo. Ora, queste devono lievitare, però ci serve per la ravazzata, che nella tradizione viene fatta una piccola coroncina di pasta sfoglia, però insomma io volevo rendere la preparazione più semplice e farla con la stessa pasta. Però quello che io adesso andrò a fare con la pasta, questa pasta che da noi si chiama pasta brioche, quindi si va a prendere un pezzettino. Cioè fa una specie di tuppo? Si può fare anche col tuppo. Oppure si fa questo piccolo coroncino. E la si mette su. E si appoggia sopra, o senza nulla, o con un po' di acqua, o con un po' di uovo, insomma, se qualcuno. E si fanno lievitare in questo modo. Quindi con la coroncina. 30 minuti, 30, sì. Minuti, 30 minuti prima, 30 minuti adesso, guardate come raddoppia, cioè diventa una roba però insomma importante da mangiare, vedete, sì. Guardate la differenza, vedete, così, da così diventano così, quindi esatto. Raddoppiano davvero. Qui abbiamo tuorlo e panna. Ok, tuorlo e panna. Viva la panna, confezionata fresca, liscia, montata, prepotente. Li spennelliamo. Sì, questo è importante. Senti, questa io è la loro... pensavo tu li friggessi. Allora, questo calzone può essere fritto. Può essere passato nel pane grattugiato e fritto, direttamente fritto. Ma così. Ma la tradizione vuole il forno. Sì, o se il calzone al forno, ovviamente il calzone al forno. Oppure il calzone no. Fritto. Molto buono col salame. Voglio dire, non è sbagliato. Cioè, voglio dire, non è che tu l'hai fatto per accontentare Velina. No. Il forno si fa al forno. Si fa al forno, sì. Quello forno, ovviamente, oppure... Così è come un primo, perché c'è chi lo mangia... le grammature è un primo con un secondo. C'è chi mangia come il calzone una pasta proprio... ragù, potrebbe essere. Sì. Come una pasta ragù. C'è qualcosa nel bosco, sì. Guardate, guardate il Bambi. Guardate il Bambi dietro all'albero. Guardate il Bambi che passa. Lo vedete? Io lo chiamo Bambi impropriamente, no?
il cerbiatto, guardate, è proprio sotto la nostra telecamera. Guarda, guarda che ha alzato la faccia, ha alzato il musino, si vede? Possiamo staccare sul bosco? Eh? Possiamo staccare sul bosco, guardate che si vede? Adesso ha rimesso la testina giù, si è girato, ma mi verrebbe da andare lì per farlo correre e farlo vedere. Guardate, guardate che bello. Ed è reale, eh? E in questo momento sta passando proprio di lì. Vedete che non ha paura, si avvicina molto, molto alla casa. Adesso è uscito dall'inquadratura e va verso la casa. Si vede che stanno bene, sono bellissimi. Assolutamente, assolutamente. Ma che bello, vedete, quando io dico il bosco reale, lo ripeto ancora una volta, questo bosco è reale. Cioè non è una foto messa lì così come... È il bosco che sta intorno a casa mia dove c'è una telecamera e passano davvero gli animali perché quello che vedete è live. Ecco. È bellissimo. È vero. Bravo. Allora, vedevo che sbracciavano e non capivo, sì. Adesso poi mi sono voltata. Ho detto io, si sono bruciati con l'inforno, no, perché no, avevo messo l'inforno. Forno, a quanti gradi? Allora, il calzone è pronto così, invece l'era avanzato, o meglio, andiamo a spolverare di sesamo, okay. Cucinino, che la sesamo gigiolena. Abbiamo visto anche con Fulvio, insomma, in Sicilia è molto usato. Si è utilizzato tantissimo, sì. Esatto. E la ravazzata invece in questo buchino andiamo a mettere un po' di ragù. Un po' di ragù per far vedere che è quella ragù. Esatto, perché però ci può essere anche quella ricotta e spinaci, potrebbe essere. E quindi lì metti quello che c'è dentro, sì, no? Oppure chi a casa non vuole fare sta coroncina, ha detto benissimo, si fa un toppo, una piccola pallina si mette dentro. E si mette dentro. Forno alto 210, circa 8 minuti in modo che il prodotto rimane morbidissimo. E adesso vediamo come vengono, perché insomma... 10 minuti hai detto? Sì, 8-10 minuti. 10 minuti. Il rapporto sempre... Ladro, vieni qua. Guarda, ladro, guarda che ti faccio qua. Beh. Perché la mozzarella? Perché un attimo prima che il calzone è pronto, appoggiamo la fettina di mozzarella, quella come sottile. Come si fa con la pizza? Sì, bravissimo. Che si scioglie. Ladro, prendi il vassoio, così lo prendi vuoto. Prendi il vassoio, dai, prendilo vuoto, ladro, perché qua... Ecco, così ne tagliamo anche tagliamo per e facciamo vedere, vedere, sì. Ecco, lo tagliamo per mettiamo farlo vedere. Qua, non per mangiarlo, qua, in questo modo, prendiamo il ecco, guardate, aspetta, guardate che meraviglia, fermati, fallo vedere bene, ecco. Tengo io? No, quello mettilo lì che lo facciamo vedere, guarda la mozzarella come fonde, guarda la mozzarella come fonde, grazie, perché voi siete talmente veloci che non riusciamo ogni tanto a guardare, invece facciamo piano, allora e questo è? La ravazzata. La ravazzata, guardate che meraviglia dentro. Perfetto! Oh, Fabio. Bravo, buona Fabio. Colazione, buona merenda, buona colazione, buon tutto. Buona merenda, buon tutto il giorno. Grazie, Fabio Potenzale.